Un'ombra oscura si è abbattuta su Tele Lombardia quando il giornalista Luigi Furini ha pronunciato una frase assolutamente inaccettabile durante un programma di calcio. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. La sua dichiarazione shock, Lukaku è un negretto, ha generato indignazione e rabbia, gettando una luce negativa sulla trasmissione. La gravità delle sue parole è stata immediatamente riconosciuta da tutti, compreso il direttore dell'emittente, Fabio Ravezzani, che ha condannato senza mezzi termini il commento razzista sia in diretta che su Twitter. Ravezzani ha sottolineato che non c'è spazio per le parole offensive e razziste, indipendentemente dall'etimologia o dall'intenzione. Le scuse tardive non sono sufficienti quando si tratta di un errore così grave. Pertanto Furini è stato espulso dalla trasmissione pochi minuti dopo aver pronunciato la frase incriminata. Le parole razziste non sono mai giustificabili e la reazione decisa di Ravezzani ha inviato un messaggio chiaro e intransigente contro ogni forma di discriminazione. Il commento di Furini non solo ha messo in imbarazzo la trasmissione, ma ha dimostrato quanto sia importante affrontare questi problemi con fermezza. Nel frattempo, nel mondo del calcio, il presidente della Roma, Dan Friedkin, si è incontrato con il presidente del Chelsea, Todd Boehly, per discutere dell'affare Lukaku. L'incontro si è svolto all'interno dello Stamford Bridge, dove i due patron hanno discusso delle possibilità legate al trasferimento del giocatore. Anche se il calcio è spesso teatro di emozioni e passioni, è essenziale che sia guidato da valori di rispetto, inclusione e uguaglianza. Sia le parole razziste che gli affari calcistici devono essere gestiti con sensibilità e consapevolezza, riflettendo il rispetto dovuto a ogni individuo. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video.